Qui va bene la Juventus che allarga sulla sinistra con Bernardeschi. Ronaldo può andare, gli si sovrappone anche De Sciglio. Chiede palla, non lo serve il portoghese. Punta due giocatori, rientra sul destro, può tirare. Ancora un tiro, Skorupski, il pallone rimane lì. Poi arriva Bernardeschi. Prova a spazzare qua la difesa del Bologna. Bernardeschi chiede un fallo di mano di un giocatore del Bologna da per Può terra. essere rigore, Francesco? Tocca la palla, il difensore del Bologna tocca la palla. Sì, vabbè, ma se dai questi rigori qua No, posso dire perché ha allora già la credo che mano. non sia È rigore. Dansville che tocca la palla Sì, scivolando da per terra, poi gli va la palla sul braccio, però il braccio è appoggiato a terra. Se leghi il braccio, dai, vai, è già a cadi. terra quando la palla Quindi, gli c'è, occhio quindi alla Juve che riparte ancora una volta non sulla lo destra con poteva Bernardeschi, che prendere. ha iniziato bene questa partita, settimo minuto, bene dentro il pallone, ancora sulla sinistra. C'è Ronaldo che ha spazio, può calciare da qua, rientra sul sinistro, si allarga un po' troppo, il pallone la tiene comunque, va sul lato corto di sinistra, doppio passo sulla sinistra ancora con Soriano che va a chiuderlo. Poi riparte il Bologna spazzando palla. Senti, faccio una Quindi domanda che vediamo. ho fatto, È sì. successo di tutti in questo momento, perché sul calcio d'angolo adesso l'arbitro sta cercando di sentire il VAR. De Ligt viene steso in area e la palla finisce fuori, Rabiot di testa la butta dentro e gli fanno un fallo in ritardissimo che l'arbitro non vede proprio. Qua vediamo De Ligt che entra in area di rigore e cade da solo. Ok, e questo è appurato, è fuori. Il pallone viene messo fuori, poi arriva Rabiot di testa che prende la palla in pieno. Aspetta, rivediamo qua. E no, De Ligt viene tirato la maglietta, ecco perché cade. Questo è strattonato. De Ligt Secondo in area me, di rigore se viene c'è un strattonato, fallo questo è su De rigore. Ligt, Questo è per rigore me 20 volte a non casa è mia. tanto sul Rabiot, De ma se Ligt viene cade su strattonato anche De dopo su Rabiot che prendendola di testa al volo gli arriva addosso un difensore del Bologna uscendo all'indietro e lo colpisce e lo fa cadere al limite dell'area, ma su Rabiot, su De Ligt c'è una trattenuta vistosissima in area di rigore. Prego. Ligt. Si può riscattare, dico. Sì, Ronaldo ha avuto facce più tranquille, diciamo. Sì, Si mette lui sulla anche palla. Mihajlovic abbiamo visto in situazioni più tranquille, se devo dire la Sì, Mihajlovic verità. non ha paura di niente, questo lo sappiamo. Ronaldo contro Skorupski, 22esimo minuto di gioco. Bologna 0, Juve 0, rigore per la Juventus per un atterramento in Dove la area su tira, De Ligt. Parte Francesco? Ronaldo! Torna il campionato! Torna il portoghese! Torna a segnare! Non è un altro gol di fila perché la serie è stata interrotta, ma la Juventus passa in vantaggio al 23esimo minuto. Dopo un bellissimo inizio di partita tra tutte e due le squadre, la Juve la sblocca. Il primo gol dopo tre partite. Arriva adesso su calcio di rigore per un fallaccio, vedi poi anche il fallo di Rabiot che ti dicevo prima, era un altro fallo a sanzionare in caso, ma c'era prima rigore, Ronaldo va a trasformare spiazzando Skorupski, lo manda per terra, lui calcia centrale anche abbastanza piano, ma di piattone, in sicurezza, Juventus in vantaggio dopo 23 minuti. Allora, è cambiato il risultato 1-0, tutto sommato la Juve stava giocando bene, quindi non è che È aperto. è sorprendente il risultato, ha anche rischiato qualcosina in qualche situazione, però possiamo dire che il rigore c'era. Sì. De Sciglio Pitbull. riparte, ha spazio sulla sinistra, vai, vai che c'era spazio, non ti fermare, palla per Ronaldo sulla sinistra, 36esimo minuto, rientra, doppio passo, ne salta uno, palla dietro per Pjanic che serve a rimorchio Rabiot, che serve a sua volta, di nuovo Ronaldo che si va a prendere il pallone in mezzo alla linea, allarga per De Ligt che può andare avanti, trova spazio all'Andesone, vai avanti Matheis, vai avanti, bello il tacco di Bernardeschi per Dybala, limite dell'area, tiro! È tornato Paolo Dybala! Prepotentemente Paolo Dybala, una saetta, una lavatrice sotto il sette dei pali. Skorupski la sente solo passare. 2-0 Juve al 36esimo minuto. Questo non era un gol, questo non era un tiro, questa era una lavatrice. Questo è un gran gol, Mamma mia, diciamo che è un gran gol, mamma mia, che frutto di un azione! Mamma gioco. mia, che azione! Bentancur, tacco di Bernardeschi, libero Dybala che tira l'incrocio dei pali, non la può prendere mai questa. Mai, mai! Brava la Bernarda! Anche te ci sei con noi! Vai Federico! Chiedete scusa a Sarri. Possiamo dire che i giocatori che ti Dopo! avevano lasciato un attimo così, però stanno facendo Dopo una chiedo gran scusa! partita? Perché non mi Perché fido prima ci io! hai detto di De Sciglio, adesso Bernardeschi ha fatto un gran colpo di tacco che ha liberato Grandissima Dybala l'ha azione, inventato comunque. grandissimo gol di Paolo Dybala, Sì. grandissimo gol di Paolo Dybala. E bisogna dire che De Ligt mi sembra che sia l'uomo partita in questo momento. Provoca il Ah rigore sì. con cui va in vantaggio e la sua percussione L'avevo apre appena la chiamato in strada. causa. Apre la strada, la doppietta al secondo gol Della con Juve. Dybala. È finita Bologna, è finita Bologna, finisce 2-0 con il gol di Cristiano Ronaldo al dischetto e il raddoppio di Paolo Dybala dopo una grandissima giocata. La Juventus ritrova la vittoria, ritrova il gol, una serata che doveva essere importante e ritrova anche i 3 punti e ritornare là per adesso non è niente male, ma siamo solo all'inizio di un percorso lungo perché queste 12 partite sono quasi un terzo di campionato, Eh sì, ricordiamolo. perché sembra che alla fine, siccome si giocano tutte insieme, che la cosa sia velocissima, ma alla È un terzo di fine è un campionato, terzo di è quasi un campionato. terzo.